Ciao, questo è il famosissimo, ormai arcinoto, Tarot 650 FY. È un telaio completamente in carbonio, con i bracci richiudibili, e lo stesso il carrello richiudibile. Pesa intorno ai 450 grammi, ed ha un diametro di 650 mm tra motore e motore. Io l'ho allestito in questo modo, gli ho montato dei motori T-Motor della serie MT2814 e hanno 770 kW, sarebbero i giri che compie per ogni volt. Gli ho montato delle eliche della Graupner 13x8 e degli ESC della full power da 40 A. Il cuore del quadrirotore è una NASA MV2 con GPS. Qui troviamo un cicalino che serve per avvertirmi quando la tensione della batteria raggiunge il limite inferiore. La batteria l'ho montata sotto ed è di facile posizionamento, con due elastici è bloccata. L'ho piazzata in questo modo anche perché mi bilancia il peso del gimbal che ho montato qui, un po' pronunciato in avanti, proprio per bilanciare il quadrirotore. Il gimbal è alimentato da una batteria separata, da un ampere 3S, mentre la batteria che mi muove i motori è una batteria da 5 ampere da 4S. Oltre ad alimentare il gimbal con la batteria da 1 ampere, alimento anche le luci di posizione che ho posizionato sotto i bracci, verde, rossa e anche le luci frontali. Molto utile la sera quando è buio, o la notte se si vola di notte, per il posizionamento del quadricottero. Ora proviamo a vederlo in volo.